una sorta di versione cinese delle tre. È così che potremmo descrivere il China Joy a chi si sta avvicinando per la prima volta alla più importante manifestazione dedicata ai videogiochi della Repubblica Popolare Cinese. Un evento che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Shanghai e che andrà avanti dal 2 al 5 agosto. E che anche quest'anno è collegato direttamente al China Hero Project, un programma basato sulle piattaforme PlayStation pensato per finanziare i giochi creati da sviluppatori e startup cinesi. Non stupisce quindi che Sony abbia partecipato all'evento, tenendo una conferenza stampa dove ha mostrato una nuova ondata di trailer e presentazioni. Tra i tanti giochi presenti, 5 hanno attirato in particolare la nostra attenzione e per questo motivo abbiamo deciso di raccontarveli a video. Partiamo da Anno Mutationem, un action RPG che propone pixel art ed elementi cyberpunk in una miscela che lo rende probabilmente il gioco più originale visto in fiera. Tra neon, macchine volanti e spade laser, i filmati tratti dalla nuova demo del progetto Thinking Stars hanno catturato subito la nostra attenzione. Fist è invece un metroidvania dieselpunk, un sottogenere del cyberpunk basato sull'estetica e la tecnologia che va dalla Prima Guerra Mondiale fino agli anni 50 del Novecento. Qui il giocatore veste i panni di un coniglio che può controllare un gigantesco braccio meccanico sulla sua schiena mentre lotta contro una malvagia armata robot. Serve davvero aggiungere altro? Già così il titolo è entrato di diritto nella lista dei più attesi provenienti dalla Cina. A prima vista, AI Limit sembra una sorta di Nier Automata in cel shading. L'action RPG di Sense Games è poi dotato anche di una discreta varietà di armi e una buona profondità narrativa, con tanto di finali multipli. In più, la protagonista Risa lega le sue abilità a tutta una serie di componenti uniche che variano il suo stile di combattimento in base all'abito indossato. Partito inizialmente come un progetto sviluppato da una singola persona, Lost Soul Aside è un po' Final Fantasy XV e un po' Devil May Cry. Del gioco però non abbiamo visto nulla di nuovo, poiché gli sviluppatori hanno preferito saltare anche il China Joy 2019 dopo lo Spring Showcase per concentrarsi al 100% sullo sviluppo. Sviluppato da miHoYo, già creatori dell'ottimo action mobile Honkai Impact 3rd, Genshin Impact è un open world che evidenzia qualche dipendenza da The Legend of Zelda Breath of the Wild. In realtà forse è più di qualche dipendenza. A parte le somiglianze con altri titoli però, visto che c'è più di qualche elemento anche della serie Tales of, il gioco ha diversi personaggi e un sistema di combattimento basato su combo elementali che sembrano piuttosto interessanti. Annunciato proprio nel corso del China Joy 2019, arriverà su PlayStation 4 nel corso del 2020. Questi erano i giochi secondo noi più interessanti tra quelli presentati al China Joy 2019. Come sempre noi vi aspettiamo nei commenti per sapere cosa ne pensate di questi titoli e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportare il canale.